Come ti chiami? Buongiorno a tutti, sono Isabella, sono di Seriate e nella vita la mia professione è sono un operatore sanitario e quindi sono un'infermiera professionale abilitata a funzioni direttive. Qualcuno ti ha mai detto che sei un eroe per avergli salvato la vita? No, nessuno mi ha detto, non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse che ero un eroe perché gli avevo salvato la vita. Mai nessuno. Però tante persone, ho avuto modo di avvicinarmi a tante persone che mi hanno ringraziato nel momento in cui facevo un intervento di tipo infermieristico. Se tu fossi un eroe, che superpotere vorresti avere? Se io fossi un eroe, non so se vorrei avere dei grandi superpoteri. Certo, con il periodo che stiamo passando in questo momento, col periodo Covid, un grande superpotere sarebbe quello di far sparire il Covid immediatamente. Secondo te, che caratteristiche deve avere una persona che agisce per il bene degli altri? Le caratteristiche sono diverse. Per fare sicuramente il tipo di lavoro che io faccio, l'altruismo è la prima cosa più importante, la pazienza, tanta pazienza, perché poi il rapporto non è solo con i pazienti, ma è anche con i propri, con i cari, quindi con i loro familiari. Soprattutto in questi momenti, in quest'ultimo anno è stato difficile, difficile lavorare, ma è stato anche costruttivo per capire le caratteristiche importanti che deve avere una persona che volge la propria attenzione a qualcun altro, quindi l'altruismo, la bontà d'animo, la pazienza, la voglia di fare, queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Hai mai avuto paura nei momenti più bui? Sì, ho avuto paura, io come ripeto, come dicevo prima, sono ormai quest'anno 39 anni di attività lavorativa, cioè lavoro sul campo da 39 anni e ho dato tutto a me stessa. Il momento più buio che ho avuto è stato il periodo Covid, soprattutto i primi 3 mesi del 2020, quindi mesi febbraio, marzo, aprile e facciamo anche maggio. È stata dura perché ci sono momenti in cui ti sentivi impotente, c'erano momenti in cui mancava personale nelle unità operative, quindi era difficile lavorare, era difficile garantire il fabbisogno e il soddisfacimento di tutti i bisogni primari dei pazienti che avevamo in cura. E soprattutto sono state fatte delle scelte, a volte delle scelte molto pesanti e che veramente in questo momento non voglio ricordare. Cos'è che ti ha spinto e ti spinge a non mollare anche mettendo a rischio la tua stessa vita? Allora, quello che mi spinge è quello che io ho sempre voluto fare nella mia vita, cioè aiutare gli altri. Fare l'infermiera è importante. Fare l'operatrice in sanità, soprattutto in questi momenti, è molto importante. È anche vero che da piccolini si pensa di fare il pompiere, di fare il medico o di fare il paracadutista, l'astronauta. Io, ripeto, secondo me è importante, il medico è la cosa più importante, però il medico fa un'attività, che è quella di visitare e quella di predisporre la terapia e di scegliere le cure più idonee per il paziente. Noi infermieri invece guardiamo tutti gli aspetti fondamentali dei nostri pazienti, i bisogni primari, quindi soddisfacimento del bere, del mangiare, della parte fisica, del soddisfacimento di tutti i bisogni primari dell'essere umano. Credi in Dio? Sì, credo in Dio, penso che ci sia qualcosa sì dall'altra parte. Ritieni che ti abbia in qualche modo indirizzato ad agire per il bene degli altri? Allora, sicuramente la religione ti porta a sviluppare la parte umana di te stessa, però l'esperienza, l'avvicinamento al paziente giorno per giorno è quello che ha spinto di più. Sicuramente è una parte importante. Cosa
pensi di noi scout? Cosa penso di voi? Allora, io penso che gli scout sia un momento di aggregazione importante per tutti noi. Io non l'ho mai fatto, non ci ho mai pensato, sono stata in gruppi di attività motoria, quindi ho fatto altre aggregazioni non così simboliche. Gli scout penso che abbiano una parte importante anche per il bene comune di tutta l'umanità. Hai voglia di salutarci facendo il nostro saluto? Aisa, sempre pronti! Allora, come dite voi, a Isa, sempre pronti. Ciao Expo!